perché i gatti non ci obbediscono? Noi spesso attribuiamo questa cosa al loro carattere. Ma se non fosse proprio così, scopriamolo insieme. I gatti non obbediscono ai nostri comandi non perché non comprendono quello che gli diciamo e nemmeno perché hanno un brutto carattere, semplicemente nelle loro caratteristiche di specie non è prevista quella di prendere ordini o istruzioni da altri. Non finirò mai di ripeterlo, il gatto è molto diverso dal cane. Il cane deriva da una storia di domesticazione in cui si è coevoluto con l'uomo ed ha imparato a coordinarsi con gli altri membri del gruppo a cui apparteneva, a riconoscerne una guida e ad avere vantaggi nell'assecondare le istruzioni altrui. Il gatto no, ha un'altra storia. Il gatto si è evoluto come predatore solitario e autonomo. Come dicevo, questo non significa che il gatto non ci ascolti o non possa essere educato in alcun modo, solo che l'educazione non potrà certamente passare attraverso l'imposizione o il comando. Quello che possiamo fare invece è comprendere il punto di vista del gatto e proporgli delle valide alternative al comportamento che vorremmo modificare. Un esempio: se non desideriamo che graffi la nostra poltrona preferita, allora proponiamogli tanti e diversi tiragraffi sparsi per casa. Solo così potremmo essere davvero ascoltati dal nostro micio di casa.